Prego, nella città Ceccardi. Di Pisa ci hanno già provato a fare questo progetto, costruirono con 1,5 miliardi dalla comunità europea, allora in vecchie lire, le casette Rom. Gli hanno dato le casette, dovevano smantellare il campo Rom, che in realtà non hanno mai smantellato, i Rom sono rimasti nel campo. Hanno occupato le casette appositamente costruite con i soldi della comunità europea e le hanno smontate pezzo a pezzo. Hanno smontato tutte le grondaie di rame, hanno smontato tutte le finestre, se le sono rivendute. Dove è successo? È diventato un altro campo Rom. Sindaco, quindi buttati via 1,5 milioni di fondi europei pubblici, di soldi pubblici, perché alla fine li pagano gli italiani anche quei soldi lì. E in più non è stato smontato il campo Rom. Poi costruire apposta le case per i Rom è un provvedimento altamente razzista, perché non puoi costruire le case apposta per un'etnia e escludere le altre. Allora gli italiani, sì, ma non solo gli italiani, scusi, per dire, anche gli immigrati regolari che si sono Ceccardi, integrati. Ho capito, però Ceccardi, Diana Pavlovic, un attimo, vuole sapere dov'era questo campo Rom di cui lei parlava, che è stato smontato. A Pisa, a Coltano, a Pisa. Non è e stato poi volevo capire una cosa, il campo scusi, Rom, volevo accanto, dire... il progetto Città sì, Sottili, sì. Smontate le casette, villette, perché poi erano delle villette, le hanno smontate pezzo a pezzo.